Tanto ciao a tutte e a tutti, e grazie di essere venuti, a prescindere dal tempo, che comunque è una bella scelta. Dovremmo cercare di convincere che è stata una scelta buona, azzeccata. Io credo che questa sera abbiamo l'occasione di fare una discussione di cui c'è molto bisogno in questa città, ma in generale anche nel nostro paese. L'occasione ce la danno tre libri che vi presento. La sinistra di destra di Mauro Vanetti, che è lui. La buona educazione degli oppressi, piccola storia del decoro, di Wolf Bukowski, che è lui. E R&B città merce di Sara Gainsford, che è lei. Perché questi tre libri assieme? Sono tre libri che hanno non un filo rosso, forse un filo d'acciaio che li tiene assieme, perché sono libri che parlano di questioni che sono intrecciate e che partono da una scelta, da delle scelte politiche di molto tempo fa, fatte dai partiti, dalle forze politiche della sinistra, che ci hanno portato ai giorni nostri nella condizione che molti di voi che siete qua conoscete abbastanza bene. Quando Allegre, insomma, quando abbiamo discusso il programma di questa serata, siamo partiti dal titolo di Mauro, la sinistra di destra, la prima cosa che mi è venuta in mente è un lavoro che nel 1990 una piccola casa editrice indipendente di Bologna, Agalev, decise di fare in concomitanza del congresso del Partito Comunista dal 7 all'11 marzo al Palasport. Palasport è un luogo che è stato al centro dell'attenzione in questi giorni. Il Palasport di Bologna si tenne questo congresso e fu il congresso che sciolse l'esperienza del Partito Comunista. Era segretario Chetto e quindi dopo l'incontro famoso della Bolognina al congresso appunto venne presa questa decisione. Bene, questa casa editrice in cui c'erano tanti compagni, insomma, che partecipavano a questo progetto, tra i quali io e Biffo, decise di fare un opuscolo, insomma, che io ho ritrovato tra gli scaffali dell'archivio dei movimenti al piano di sopra, e si chiama Lo Stalinismo Italiano. E io e Franco decidemmo di andare a presentare il 7 marzo questo libro davanti al Palasport. La cosa curiosa fu che durante il tragitto Franco fu punto da una zecca, non comunista ma di piccione, e gli venne uno shock anafilattico, fu portato al pronto soccorso del Sant'Orsola e fu salvato per il rotto della cuffia. Questo evento però ci permise di avere uno spazio sui media a causa appunto di questo episodio molto più elevato di quello che avremmo avuto se ci fossimo trovati con un banchetto là davanti e appunto a presentare questo libretto. Ma in questo libro, che è un libro a più mani fatto con contributi di Franco Berardi, Pino Cacucci, Antonio Moscato, Mirko Pieralisi, Oresto Scalzone, e con testi di Jean Paul Sartre, Gianni Scalia, Federico Star, Ennio Facchinelli, dove abbastanza variegati. In quarta di copertina scriveva questa cosa, che secondo me ci può essere utile anche nella discussione di questa sera. Il Partito Comunista Italiano è riuscito a tradurre la sua forza politica in forza di potere solo per il periodo di solidarietà nazionale, e oggi possiamo dire per fortuna. È difficile trovare qualcosa di riformista nella nefasta teoria della classe operaia che si fa Stato. In quel momento il PC mise in campo la sua componente culturale stalinista per sorreggere il sistema, smantellare lo Stato sociale, far regredire la conquista degli anni precedenti.
più che partito dei lavoratori, si rappresentò con la sua politica di austerity thatcheriana ante litteram come garante della pace sociale. Quella politica che ha sorretto, che è stata, insomma, che fu sorretta dalla fede di militanti di base e che ha preso una forma reale di una politica passata per varie formule: democrazia progressiva, patto costituzionale, compromesso storico, democrazia consociativa. Ecco, bene, forse da quegli anni e anche dagli anni precedenti si possono capire cose che sono successe nei decenni più recenti. Il fatto, per esempio, che nel libro di Mauro questo aspetto viene messo in evidenza in maniera molto chiara, che alla sinistra cosiddetta sono toccate tutte le cose più infami dal punto di vista sociale, tutte le cose che la destra non è riuscita a fare direttamente, perché ogni volta che la destra proponeva dei tagli dal punto di vista della giustizia sociale sui cambiamenti dei rapporti di forza per quanto riguarda le condizioni del lavoro operaio, la situazione dentro le scuole, la destra aveva sempre trovato delle forti opposizioni. Quando la sinistra è andata al governo molte di queste cose sono passate, e quello che si è determinato è il fatto che lo stato sociale è sempre diminuito e al tempo stesso, come dice Wolf nel suo libro, è aumentata la penalità come forma per affrontare i problemi che comunque sono rimasti e che sono ancora all'attenzione di tutti. Che la sinistra di destra si attiva è abbastanza evidente. Per restare all'attualità, è di questa mattina un editoriale di Stefano Cappellini su Repubblica. Stefano Cappellini è un giornalista che ha cominciato a scrivere sulle pagine del Manifesto, forse prima scriveva su dei giornali di gruppi rivoluzionari, poi passò a scrivere su Riformista, oggi fa l'editorialista, è uno dei più quotati su Repubblica. Bene, ha avuto il coraggio, secondo me, di scrivere questa mattina che la manifestazione di Bologna contro Salvini, quella delle sardine, quella che ha riempito Piazza Maggiore, deve essere messa assieme alla manifestazione delle madamine di Torino a favore della TAV. Cioè, ci vuole un bel coraggio, ci vuole veramente un bel coraggio a mettere insieme cose di questo genere, ma questo significa che questa tendenza politica è una tendenza che continua a proporre delle cose e a fare dei danni. Repubblica, da questo punto di vista, svolge ancora il ruolo di giornale partito che dà indicazioni, anche perché proprio mentre i ragazzi e le ragazze arrivavano ad accerchiare il comizio di Salvini al Palasport, o le altre migliaia di persone di diverse età erano in Piazza Maggiore per la piazza, e quindi il segnale che è uscito in quella giornata dalla nostra città è che comunque la Bologna partigiana, almeno per quanto riguarda i numeri, oggi è ancora superiore alla eventuale Bologna fascio leghista. Bene, mentre succedevano queste cose in piazza, Federico Rampini, altro giornalista di razza di Repubblica, a Piazza Pulita sosteneva questa cosa. Io sono stato un giornalista, diceva, dell'Unità, ero iscritto al Partito Comunista, ma il mio Partito Comunista era quello delle regole, era quello che faceva rispettare la legge, che ha svolto anche funzioni d'ordine quando ce n'è stato bisogno. E questa sinistra di oggi, io non vedo in questa sinistra di oggi questa capacità, questa ossessione di continuare a difendere gli ultimi, dice sempre Rampini, non io, e soprattutto questi ultimi che vengono da altri paesi, scordandosi dei penultimi, ha prodotto nelle città una situazione di degrado assolutamente inaccettabile. E ha fatto un esempio veramente paradossale: molti di voi sono di Bologna, altri forse no. E lui tutte le volte, lui dice che molto spesso viene a Bologna e quando viene a Bologna va a dormire all'hotel Portici, uno degli hotel d'élite di via Indipendenza, e lui dice che il tragitto dalla stazione all'hotel Portici di via Indipendenza
per quanto riguarda appunto la sua percezione, è una percezione più preoccupante e problematica di quella che lui ha quando cammina per le strade del Bronx. Cioè, e poi in quella puntata di Piazza Pulita ha sostenuto un'altra cosa interessante, ha detto questa sinistra non ha ascoltato le parole saggissime di Marzio Barbagli. Chi è Marzio Barbagli? Marzio Barbagli è, secondo me, il peggio della sociologia italiana, è il sociologo guru che sosteneva teoricamente Cofferati e le sue campagne contro l'abuso di alcol da parte dei giovani nelle strade della città, sosteneva la proposta di lotta al cosiddetto racket di lavavetri venne da Barbagli, e Barbagli in questi anni ha cercato continuamente di riproporre questo tipo di cose. Era sparito dalla faccia della terra, almeno dal punto di vista dell'interesse delle persone. Ecco, Rampini l'altra sera l'ha riproposto. Allora, questo secondo me è un aspetto importante. Noi parlavamo in quel libro dello stalinismo, perché lo stalinismo a volte è stato raccontato come un comportamento politico duro, tosto, di quelli che non scherzano. All'epoca, nel 77 ma anche negli anni precedenti, c'era qualcuno che gridava "Viva il compagno Giuseppe Stalin, terrore dei fascisti, terrore dei padroni, dei falsi comunisti". Chi gridava questo slogan erano soprattutto i militanti del Movimento Lavoratori per il Socialismo, l'MLS, una componente politica che usciva dall'esperienza del Movimento Studentesco di Milano. Bene, questi personaggi, così stalinisti decisi, nel giro di qualche anno passarono armi e bagagli chi alla UIL, diventando dirigente di un sindacato giallo, filo padronale per molti aspetti. Alcuni divennero dirigenti della Federazione Comunista di Milano, uno divenne addirittura segretario, tutti divennero craxiani. E l'altro aspetto interessante, che forse pochi sanno, simpatizzanti di questo movimento, c'era un signore che si chiamava Sergio Gaetano Cofferati. Caso strano, sarà una biaffissazione, però però quel personaggio nella nostra città, quando venne a fare il sindaco, si caratterizzò subito in un certo modo, e una parte delle pagine che del libro di Wolf sicuramente hanno avuto spunto dalle azioni che Cofferati ha fatto. È bene ricordare, la RUSP è diventato un simbolo dello strapotere leghista e dell'arroganza leghista in questi giorni, ma la RUSP la inventò Cofferati. Cofferati era un amante di Tex Willer, ma invece di chiamarlo Aquila della Notte, a Bologna venne chiamato Aquila delle Ruspe, perché la ruspa venne utilizzata anche in maniera forte, ma non solo simbolica, anche in maniera reale, per abbattere tutti gli accampamenti dei Rom, dei Rumeni, degli operai che lavoravano nei cantieri edili di questa città al nero e che non avevano un posto per dove andare a dormire, appunto, e costruivano accampamenti lungo le sponde del fiume, e per mesi e mesi questa divenne l'attività principale di questo sindaco sceriffo. E quindi non è un caso che all'epoca si fece un ragionamento sul denghismo padano. Andava allora per la maggiore Deng Xiaoping in Cina. Deng Xiaoping era la persona che aveva aperto lo Stato cinese, ancora definito comunista tra virgolette, al liberismo più sfrenato, ma al tempo stesso con un'organizzazione sociale molto rigida, dove i diritti non erano garantiti, dove il diritto di sciopero veniva contrastato. Bene, Sergio Gaetano Cofferati fu il rappresentante più illustre di questo denghismo padano, che aveva delle basi storiche anche nel migliorismo del PC, ma non solo.
ho fatto questo discorso perché secondo me anche il ragionamento di questa sera e il libro di Mauro, comunque questi spunti per un ragionamento di questo tipo ne dà tantissimi. Dall'altra parte questa situazione ha determinato poi, soprattutto nelle città, nelle forme di governo della città, anche un utilizzo di questi contenuti per cambiare radicalmente la faccia delle città. Il discorso del decoro, il discorso della lotta al degrado è stato utilizzato per, da una parte, allontanare sempre di più dai centri storici delle città soggetti indesiderati di tutte le categorie, dai migranti ai senza fissa dimora, a chi nei quartieri ha portato avanti il conflitto sociale, e da una parte, dall'altra c'è stata anche una trasformazione dell'idea di città. Una città come Bologna, così come altre città governate dal centro-sinistra, sono diventate città che hanno come obiettivo principale quello di trasformarsi in città turistiche, e qui entra direttamente la questione posta dal libro di Sara. E questo cosa ha significato? Ha significato da una parte un utilizzo di decreti penali come il decreto Minniti, che con l'introduzione del DASPO urbano, che poi ha aperto le strade ai due provvedimenti successivi di Salvini. E in una città come Bologna abbiamo visto sperimentare direttamente cosa questo significasse, cioè una serie, è stata la prima città dove è stato introdotto e utilizzato il DASPO urbano nei confronti di persone che vivevano per strada, ma anche soltanto come messaggio simbolico. Poi queste persone, buttate via da una parte, sono ritornate a dormire per strada da un'altra parte, perché sono affronti il problema sociale, che è il tema della casa, un tema che è stato completamente abbandonato dalle politiche del centrodestra ma anche del centrosinistra. Questo diventa un tema con cui occorre fare i conti, e non può essere soltanto il terreno della penalità quello con cui si cerca di affrontare questi problemi. E qui veniamo al libro di Sara, perché abbiamo la possibilità di verificare quello che nel libro Sara sostiene con l'attualità della nostra città. Bologna è stata una città che ha lucrato sulla presenza di studenti fuori sede dal 1977, cioè negli anni successivi al fatto che quando l'università è diventata una università di massa, quando l'università ha visto la partecipazione dei figli dei lavoratori, quando dalle regioni del sud sono arrivate migliaia e migliaia di studenti fuori sede. Rispetto a questa situazione la città immediatamente, la sua struttura speculativa ha creato la condizione per la quale sulle teste, sulle spalle degli studenti si è lucrato per decenni e per decenni. Gli alloggi in affitto non venivano affittati ad appartamenti ma a stanze, a posti letti, perché rendevano di più. Oggi anche quel tipo di situazione si è completamente modificato. Oggi anche gli studenti fuori sede hanno difficoltà a trovare posti letto da 400-500 euro al mese, perché negli ultimi 2-3 anni c'è stata una scelta lasciata esclusivamente al mercato, perché non si è visto nessun nemmeno il più minimo segnale o tentativo di governare questo tipo di situazione. È stato il mercato a decidere i tempi, e nel giro di 3 anni in questa città 5.000 alloggi sono stati tolti dal mercato della locazione, e oggi sono utilizzati a bed and breakfast o all'interno della piattaforma Airbnb. E questo ha iniziato a provocare dei disagi molto forti. Come risponde un'amministrazione di centrosinistra, di quelle che si dice ancora più avanzate, di quelle che il governatore Bonaccini dice una regione tra le più avanzate d'Europa, tra le più governate meglio d'Europa? Bene, non c'è un'idea, non dico un provvedimento, un'idea per affrontare questa cosa. L'unica cosa che è uscita
ed è veramente ridicola e paradossale, è stata la proposta di trovare alloggi per gli studenti nei paesi della cintura fino a San Benedetto Val di Sandro, cioè questa è la proposta che è uscita in queste settimane. E questa proposta poi, adesso non voglio fare un ragionamento quasi complottistico, però è legata anche a delle scelte politiche come quella che l'amministrazione ha fatto, ed è giusto che se ne parli questa sera un po', a me, perché siamo felici che ieri XM24 abbia deciso di riprendersi uno spazio, di avere una nuova casa. Questo è un aspetto molto 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 positivo, e non a caso abbiamo deciso come festival Contrattacco di dialogare con questa occupazione e di fare una serie di iniziative già nel nuovo spazio occupato, a partire poi da stasera, dopo appunto questa discussione. Bene, la proposta che avevo fatto di XM24 era quella di un posto fuori dal mondo, dentro una piccola zona artigianale, 100 metri dall'aeroporto, dal pista dell'aeroporto. Appunto, c'è una vera pista d'aeroporto dove l'autobus, perché si è detto c'è un autobus dal centro della città, in 18 minuti arriva in questo posto, questo autobus c'è dal lunedì al venerdì, dalle 5 di mattina alle 9 di sera, poi non c'è, sabato e domenica non c'è, quindi veramente l'idea è quella di non avere un'idea rispetto all'aggregazione sociale, oppure avere un'idea che è quella di portare i grandi centri commerciali molto vicino al centro della città, e in via Zanardi, che era appunto la strada che avrebbe dovuto portare alla nuova sede dell'XM, e questa strada inizia con un grande centro commerciale aperto nel mese di ottobre dalla PAM, mentre gli spazi di aggregazione sociale vengono portati all'estrema periferia, in luoghi nascosti, in luoghi dove è difficile costruire degli elementi importanti di rapporto con il territorio, come gli spazi di aggregazione sociale vogliono comunque in testa. Ecco, quindi io credo che i tre libri, questa sera, gli autori di questi tre libri ci danno la possibilità di discutere di queste cose. È un discorso molto ampio, secondo me comunque è necessario cominciare ad affrontare queste questioni, e abbiamo l'occasione di avere tre compagni, posso chiamare ancora così, certo, che hanno lavorato su questo, hanno fatto ricerca e hanno scritto, secondo me, delle cose anche molto interessanti, quindi dalle loro voci possono uscire delle proposte per aprire questo confronto che è assolutamente necessario. Cominciamo da Paolo. Sì, il riferimento alla Bolognina, cioè, scusate, per me che sono di fuori Bologna, la Bolognina vuol dire la cosa famosa che ha fatto il PC quando si è sciolto, però so che è un quartiere di Bologna. E il riferimento allo scioglimento del PC ha molto a che vedere con questa discussione, secondo me. Allora, il libro che ho scritto io nasce da questa suggestione che veniva dalla casa editrice, cioè da Allegra, cioè di scrivere un libro per parlare soprattutto del fenomeno del sovranismo di sinistra. Tu prima dicevi possiamo ancora chiamarci compagni, naturalmente nel mio caso non ho il minimo dubbio, come penso neanche gli altri due autori, però la questione appunto è proprio quella, cioè ci sono una serie di personaggi che non si capisce se possiamo ancora chiamare compagni, che in qualche modo si chiamano sicuramente così, si presentano come parte della sinistra, anzi diciamo di una tradizione o socialista o comunista molto, molto forte, molto enfatizzata, che poi appunto combinano questo autocollocamento più o meno abusivo con idee razziste o perlomeno xenofobe, maschiliste o comunque diciamo titubanti sulla questione femminile o sulle questioni LGBT, e in particolare col nazionalismo, con una forte enfasi sul patriottismo, sulla questione nazionale, sull'ordine, sulla sicurezza, eccetera. E quindi diciamo, giocano su questo filo sottile, scusami, su questo bordo
sdelicato che sta fra appunto il sembrare apertamente diciamo delle persone diventate ormai di destra e poi appunto però dire no, però questa cosa la dico proprio perché è la cosa più di sinistra da fare in questo momento. È per esempio, faccio il caso più eclatante secondo me, è essere contro gli immigrati, perché gli immigrati non contro gli immigrati, essere non lo direbbero mai così se vogliono accreditarsi come ancora compagni, dicono essere diciamo contro questa immigrazione selvaggia che organizza il capitale per farci concorrenza e in qualche modo abbassare i salari dei lavoratori. E quindi io non c'ho niente contro gli immigrati, però che se ne stiano in Africa a fare le lotte lì e non vengano qua a rompere i maroni. Questa è diciamo la cosa. Quindi alla fine una specie di giustificazione diciamo di sinistra delle posizioni che poi sono le stesse in realtà della destra. Ora, era questa l'idea originaria. Tra l'altro uno di questi personaggi è proprio Rampini, nel senso che comunque uno che rivendica la sua storia diciamo di sinistra e poi scrive dei libri dove per esempio dice proprio esattamente quasi con questi termini che ho usato adesso, tolto il togliersi dai maroni, però per il resto lo dice più o meno così, tutta la faccenda degli immigrati. Cioè dice la sinistra un tempo, non si capisce bene quando, capiva che non doveva diciamo correre dietro ai migranti, ma occuparsi degli interessi della classe operaia autoctona, che sono in contraddizione con l'entrata libera dei migranti. Questa è per esempio una cosa che dice in un suo libro. Allora, ci siamo resi conto però che impostare il libro, ecco, queste persone non sono soltanto persone diciamo appunto intellettuali o politici o altri elementi diciamo in vista, cioè un caso buffo che è quello di Diego Fusaro, che tutti conosciamo, che in qualche modo è un po' una macchietta, però che rappresenta in maniera eclatante questa cosa, no? Perché è il marxista che va in televisione, apparentemente il filosofo marxista che va in televisione è Diego Fusaro, che poi scrive sulla rivista di Casa Pound. Ora, ci sono però anche i compagni veri da un certo punto di vista, che a volte hanno questo tipo di sbandate o di confusione in testa, cioè anche la gente che consideriamo compagni perché vengono dalle manifestazioni o sono parte dei nostri spazi, delle nostre organizzazioni, che magari su alcune lotte addirittura si sono anche spesi più di altri, che poi teniscono composizioni di questo genere. Ci sono anche intere organizzazioni che faccio fatica a non considerare parte in qualche modo della sinistra, ma che poi su alcuni temi sono aprendo delle sbandate incredibili, specialmente sul tema diciamo del no, per esempio sul tema dell'omofobia, no? Ecco, questo, oppure sul tema femminile, che in qualche modo sono anche collegati. Quindi la tipica frase, la sinistra dovrebbe occuparsi più degli operai e meno dei froci. Tra l'altro questa frase, e qui arrivo al punto, perché ci siamo accorti che però parlare soltanto del sovranismo di sinistra era un po' limitante, perché in realtà se allarghi un attimo lo sguardo ti accorgi che questo fenomeno, che è molto recente, che sostanzialmente viene dalla fase successiva alla grande recessione, ha delle radici molto più indietro che apparentemente sono l'opposto. Cioè queste persone sembra sempre che il loro nemico numero uno sia il PD, diciamo, no? Oppure Laura Boldrini, però in realtà quell'area lì del centro-sinistra ha dei tratti in comune con loro piuttosto inquietanti. Infatti la frase che ho detto prima, la sinistra dovrebbe occuparsi più degli operai e meno dei froci, ha detto Gay, ma comunque il concetto è lo stesso, l'ha detta un bolognese famoso che è Romano Prodi l'altro giorno, che difficilmente diciamo è il tipico simbolo del sovranista di sinistra, anzi sembrerebbe il tecnocrate europeista per definizione, ma l'ha detto una cosa simile tutto sommato anche Fassino qualche giorno fa. Fassina addirittura riesce a incarnare in se stesso i due elementi, perché è stato ministro di un governo che è il governo Letta, a cui noi abbiamo augurato, come vi ricorderete, la caduta di un asteroide in testa, è un governo europeista, tecnocratico, moderato del PD, di larghe intese tra l'altro, e poi è diventato anche il leader di Patria e Costituzione, quindi diciamo del sovranismo patriottico costituzionale di sinistra, di cosiddetto di sinistra. Poi la polizia gli ha fatto per sbaglio, anzi gli operai che scappavano dalla polizia gli hanno pestato un piede, quindi poi è riuscito anche per qualche giorno ad accreditarsi come uno che fa gli scontri in piazza. L'ha fatto con gli operai lo scontro, tecnicamente non è un caso, però anche simbolicamente.
Cosa c'è dietro? Quindi abbiamo cominciato, allora, la sinistra di destra ovviamente non è un nuovo termine sociologico o politologico che io ho introdotto, che penso che abbia qualche valore scientifico, è quella che si dice un'espressione giornalistica, cioè una mezza cazzata, che però funziona perché resta un po' in testa e in un attimo fa capire cosa vogliamo dire, è ovvio che li sto insultando chiamandoli così. Però ci siamo accorti che c'era una nuova sinistra di destra e una vecchia sinistra, che era questa qua, il sovranismo di sinistra, e poi diciamo una vecchia sinistra di destra che era molto più interessante da un certo punto di vista, più preoccupante, che alla fine della fiera è sostanzialmente quella che nasce in Italia con il craxismo per quello che riguarda il PSI e a rallentatore, perché per fenomeno è più o meno lo stesso, la transizione PC, PDS, DS, PD, dove evidentemente c'è un salto di qualità. Ora con questo non voglio dire che il PC, PC pre-craxi o il PSI pre-craxi o il PC prima di Occhetto fossero in qualche modo né partiti anticapitalisti o marxisti ortodossi né partiti che mi piacciono come linea politica, ma è chiaro che c'è qualcosa è successo. Se lo stesso partito che difendeva la scala mobile tutto sommato negli anni 80 poi si trova a esprimere con una serie di transizioni organizzative nel suo discendente PD, si trova a essere quello che abolisce un punto chiave dello statuto dei lavoratori, cioè l'articolo 18, no? È chiaro che c'è qualcosa in mezzo, deve essere successo, e evidentemente questa cosa ha a che vedere sia con la caduta del muro di Berlino e con la risposta diciamo neoliberale che queste organizzazioni hanno dato a quell'evento, sia con qualcosa che viene ancora più da indietro e che appunto ha a che vedere con le pulsioni filostatali, cioè diciamo non so come dire, di usare la parola statalista se non fosse un po' sovraccarica di un significato diverso, però cioè, la passione del PC per lo Stato borghese, Stato Latri, esatto, ma lo Stato non è lo Stato in generale, ma è proprio anche lo Stato capitalista italiano, per l'ordine, per tutta l'idea diciamo che lo Stato italiano, la Repubblica italiana nata dalla Resistenza, fosse una struttura, un apparato neutro che potevano i lavoratori e le classi subalterne usare a loro vantaggio, e quindi bisognava difenderlo dagli attacchi che venivano da destra retoricamente e da sinistra concretamente, quindi dalla loro sinistra. Questa roba qui ha tanto a che vedere con la trasformazione successiva. Ovviamente non è che il PC era già quello, c'è stato poi un salto di qualità ulteriore, però diciamo, i germi c'erano già. Non so nulla di questo libricino, di questo puscoletto, se non i nomi eclettici dei suoi autori, però penso che l'impostazione sia interessante, cioè dire in quel momento lì lo stalinismo italiano è interessante, perché io credo in effetti che sia quello l'origine di questo processo, cioè la sinistra di destra di oggi e quella di ieri derivano dallo stalinismo dell'altro ieri, che comunque aveva tutti gli elementi già pronti: il patriottismo, questo approccio verso lo Stato, questa idea anche di diciamo comunque. Diciamo, non si può dire del PC che ci fossero elementi di xenofobia, però per esempio il Partito Comunista Francese sì, ce li ha avuti, no? Quindi, perché lì c'era l'immigrazione, in realtà in Italia non c'era, quindi non possiamo neanche saperlo, l'Italia era un paese di emigranti, quindi il PC aveva una posizione diversa. Tutte queste cose c'erano già in nuce nello stalinismo, stalinismo che io intendo in un senso molto ampio, cioè non è che per me finisce con la morte di Stalin, ma in qualche modo è quell'impostazione autoritaria e burocratica diciamo del socialismo, che poi in Occidente, come diceva Trotsky, era alla fine socialdemocrazia più ammirazione per l'Unione Sovietica, perché questo più o meno era la sostanza dello stalinismo mainstream, ovviamente, non i piccoli gruppi maoisti o stalinisti duri, ma dico il grande stalinismo diciamo di massa, era più o meno questa roba qua. E quindi penso che abbiate colto un tratto decisivo. La cosa interessante, su cui faccio sponda e colgo l'occasione per liberarmi del microfono con gli altri due, è questa: che il terreno di sperimentazione più estremo di questa roba, cioè della sinistra di destra di vecchio stampo, che prepara il terreno poi a quella di nuovo stampo, è stato quello locale. Cioè lì abbiamo visto delle cose importanti, cioè, ed è anche simbolicamente interessante che lo scioglimento del PC avvenga a Bologna, e poi Bologna è capofila della logica diciamo dei sindaci sceriffi. Ce l'abbiamo avuto anche a Pavia, ma infatti la chiamavamo era una donna, la piccola Cofferati la chiamavamo noi, e faceva delle cose piuttosto diciamo simili e ispirate a quello. E tra l'altro Bologna era anche la città dove il PC più aveva sperimentato le pulsioni diciamo autoritarie, securitarie, filopoliziesche, quindi c'è una
è una città chiave da questo punto di vista, e sul terreno urbano, non solo a Bologna ma anche altrove, è dove è andato più avanti, diciamo, il PDS, per capirci, in questo tipo di logica. Credo che sia legato al fatto che è più facile offuscare le differenze di classe a livello urbano che a livello, diciamo, di politica generale. Quindi tutta una logica che penso sia stata centrata sul fatto di negare l'esistenza della divisione di classi, o perlomeno dire che non era più come, come era quella, diciamo, dell'analisi marxista, che tutto sommato, almeno a parole, il PC invece accettava, è stata un po' una chiave di volta ideologica della trasformazione della sinistra, per quanto moderata, socialdemocratica, riformista, quello che volete, prima dell'89, nella vecchia sinistra, nella sinistra di destra di primo conio degli anni 90. E il terreno locale si prestava benissimo a questa cosa, perché uno degli capisaldi ideologici di questa trasformazione era dire: siamo tutti ceto medio, una valla, siamo in realtà in Occidente la maggioranza della popolazione fa parte della classe che possiamo anche chiamare classe operaia, purché capiamo che operaio non vuol dire che sono operai, ma alcuni sono operai, tanti, alcuni sono impiegati, altri sono tecnici, altri, tantissimi altri lavori, salariati, ma quello è il punto decisivo, e invece, diciamo, questa cosa veniva negata raccontando con varie gabole statistiche e soprattutto tante chiacchiere che erano diventati tutti ceto medio. E quindi il ceto medio è un ceto che vuole ordine, che vuole pulizia, che vuole decoro, e quindi il gioco era proprio questo. Naturalmente c'è tutto un retrodiscorso razzista in questa cosa del ceto medio, perché è evidente che lo straniero appena arrivato non puoi già chiamarlo ceto medio, e quindi in qualche modo si cerca di sostituire l'appartenenza di classe con l'appartenenza etnico-nazionale, e quindi tutti gli ingredienti del sovranismo di sinistra e tutto sommato anche della destra di destra, pure semplice, senza tanti passaggi intermedi, erano già impliciti in tutto questo processo, ecco. Grazie, un sacco di, insomma, grazie per esserci, grazie a Vag, grazie a Alegre, un sacco di punti di inizio possibili, parto dall'ultimo, ma poi in realtà voglio riprendere una cosa lanciata da Valerio inizialmente. Sì, non c'è dubbio, la città diventa quel luogo in cui non solo è più facile offuscare le differenze di classe, che però poi a volte sono visibili, basta vedere in che negozi vai e in che strada abiti, ma è anche il luogo in cui siamo tutti nella stessa barca, che è il discorso che appunto regge il nazionalismo, cioè quindi quello che viene adesso, che emerge chiaramente come pulsione nazionalistica della vecchia CPDS, eccetera eccetera, emerge invece in maniera molto più graduale e soft negli anni 90 come discorso sulla città, la città come corpo unitario, la città come società organica, nel senso organicistico del termine, quindi insomma in cui ognuno sta al suo posto, se il tuo posto è stare in basso e subire, devi subire perché questo organismo deve un po' funzionare. Questa roba è molto potente, proprio in quegli anni lì, cioè negli anni di questa grande trasformazione, e se si guarda un po' tutta la retorica che accompagna, senza voler dire che le trasformazioni istituzionali seguono, no, delle trasformazioni sociali, economiche e anche culturali, cioè di solito arrivano, come dire, a compimento, però insomma a volte sono anche capaci di funzionare da catalizzatore. Allora tutta la retorica che accompagna negli anni 90 l'elezione diretta del sindaco è una retorica che in fondo, se tu cambi un po' di parole e scrivi nazione anziché città, funziona benissimo, dicendo appunto che vogliamo un governo forte, così come quando tirano fuori adesso il presidenzialismo, no? Adesso se la gioca Salvini, però è una roba che è stata giocata un po' da tutti, dicendo vogliamo il presidenzialismo, perciò è qualcuno che decide in questa comunità, termine appunto che viene abusato, in cui siamo tutti nella stessa barca. Questo discorso è stato potentissimo negli anni 90 ed è stato accompagnato da un lato appunto da questa dinamica istituzionale in cui si diceva ci vuole sto cazzo di democrazia rappresentativa, non funziona granché bene, perché poi insomma
No, perché i partiti hanno perfettamente interconnuti, si parla, no, del populismo nel senso del qualunquismo, in realtà è una retorica che hanno portato avanti i partiti, non è che l'ha portata avanti qualcun altro, è una retorica interna al mondo politico istituzionale, no? Per cui insomma sta roba che i consigli comunali si riuniscono, magari prendono delle decisioni, non è funzionale questa cosa, abbiamo bisogno di qualcuno che tenga insieme questa comunità, e questo qualcuno è il fantastico sindaco eletto. C'è una lunga discussione, mi sembra che l'anno sia il 93, discussione al Parlamento, in cui alla fine il PDS, o come cavolo si chiamava allora, aderisce pienamente a questo progetto. Ed è un progetto che è chiaramente un progetto di destra, cioè anche all'interno del discorso limitato, dalla visione molto limitata, e che io, in cui io non mi ci trovo neppure, però sulla democrazia rappresentativa, è un discorso che la sposta. Perché dice che appunto non ci vuole una reale rappresentatività, per quanto possa essere reale, ma ci vuole qualcuno che decida. E quindi da un lato una tensione appunto d'ordine, necessariamente, e dall'altro una tensione anche aziendalista, perché nello stesso periodo l'altro discorso molto potente è quello sull'Europa e sul bisogno appunto di fare compiti a casa per poter aderire al serpentone monetario, che poi anni dopo diventerà l'euro. E anche lì c'è di nuovo una retorica aziendalistica, e questa retorica aziendalistica oltretutto è anche talvolta una retorica antimeridionale e antimigrante, perché nei giornaloni ci sono questi, appunto, quelli che erano, magari oggi abbiamo i vari Rampini, c'erano gli editorialisti di allora, in cui il discorso più o meno sottile, o più o meno becero in altri casi, era quello: i meridionali sono, ce ne sono un sacco nell'impiego pubblico, e l'impiego pubblico è di per sé parassitismo, e i migranti ci costano troppo. E parliamo appunto degli anni 90, questo discorso era già presente. Tutte queste cose precipitano a livello urbano e producono quello che stiamo vedendo adesso. Secondo me questo è un dato molto importante. Se fate caso alle retoriche che usano sul decoro, sulla sicurezza e anche sulla partecipazione, che è l'ultima trasformazione del momento di tutto questo discorso sulla città, sono discorsi che totalmente obliterano la dimensione di classe. Mettiamo un attimo da parte questa cosa, riprendo una cosa che ha detto Valerio, che è quello appunto l'anno, partito dall'anno in cui doveva andare con Bifo a portare il volantino. Ecco, quello non ripeto quello che ha già detto anche Mauro, insomma, due eroi. Non ripeto quello che ha già detto anche Mauro, insomma, nessuno sta facendo l'apologia di ciò che era quel partito innervato di stalinismo, ma è chiaro che c'è stato un cambiamento. Allora, io il cambiamento l'ho visto, per esempio, sulla base soprattutto di un libro di Colucci su emigrazione e immigrazione italiana, sul fatto che tipo fino all'89-90, quando ci sono dei fatti contro dei migranti, la reazione di quel partito là, per come si chiamasse, cosa o non cosa, e dei sindacati collegati e delle associazioni collegate, è una reazione sostanzialmente in cui, secondo me, per motivi elettorali, perché pensavano al proprio elettorato, però un minimo viene riconosciuta la dimensione di classe di questa cosa. Faccio un esempio: una reazione, appunto, un'indizione di sciopero o comunque di manifestazioni dopo l'uccisione di Gerry Maslow, che accoglieva pomodori, migrante, chiedente asilo, perseguitato dalla Sudafrica dell'apartheid, oltretutto. C'è una reazione che in qualche modo dice tra le righe, sempre più tra le righe, però è uno di noi, è un lavoratore. Oppure nei tentativi di pogrom di Firenze della primavera, del fine inverno del 90, il PCPS, come cavolo si chiama, reagisce togliendo la fiducia al sindaco, che poteva ancora farlo perché appunto non c'era il maggioritario elezione diretta, perché il sindaco in questo pogrom, che era contro i migranti nordafricani che vendevano gli ambulanti, il PC come cavolo si chiama, decide che in qualche modo davanti al suo elettorato non può presentarsi dicendo che tra i commercianti ricchi del centro di Firenze e dei migranti che sbarcano in lunario ci provano vendendo cianfrusaglie, non sa scegliere, deve scegliere i migranti, cioè, e quindi questo lo dice al suo elettorato, molla la giunta fiorentina. Ecco, questo accade 89-90, immaginatevi adesso, no? Salto di tempo, immaginatevi adesso un PD che prende una posizione anche solo sfumata riguardo a qualcuno che vende dei prodotti contraffatti, che è il male assoluto ovviamente, no? Un ambulante irregolare, cioè persecuzione dell'ambulantato, questa fase, questa è un'altra cosa, però che prende una posizione in cui in qualche modo si riconosce che questi poveretti avevano diritto di fare quella roba perché in qualche modo ci campano, no? E quindi questo dà un po' l'idea della dimensione e del passaggio. Questo discorso qui dal
dagli anni 90 poi è totalmente obliterato, questa cosa non esiste più, e inizia invece quell'altra retorica che dicevo, la città come luogo di sperimentazione, la città dove, come luogo in cui concretamente siamo tutti nella stessa barca. E... ultimo inserto, poi vengo l'ultima cosa, poi do la parola a Sara, introducendola con una simpatica recensione del suo libro, che non è la mia, e... vabbè, vengo direttamente a questo, vengo direttamente alla questione che riguardava Sara. Allora, c'è una recensione che è stata fatta da Franco La Cecla su Doppio Zero, che è una stroncatura del libro di Sara, ma in realtà appunto non sarebbe neanche carino citarla qui se non fosse in realtà un attacco diretto a tutti quelli, non a solo a Sara, ma a chiunque abbia un'idea alternativa della città rispetto alla turistificazione. Ed è firmata appunto da Franco La Cecla questa recensione. È veramente imbarazzante, arriva a dire cose tipo ma insomma la gente crea cultura, che quindi appunto, allora qual è il punto di questa recensione? Qual è il punto del... E dice un'altra cosa aberrante, dice voi che vi opponete alla piena turistificazione della città, voi che vi opponete al transito dei turisti, siete come sovranisti, perché vi opponete alla libertà di movimento delle persone. Allora, questo discorso qui, come dire, è comprensibile, è dicibile solo perché appunto la sinistra e la destra ha completamente contaminato il discorso sulla mobilità delle persone, ed è comprensibile solo in questi termini, ed è comprensibile solo perché è stata completamente cancellata la riconoscibilità di classe di ciò che avviene nelle città. Allora è ovvio che stiamo parlando di due classi diverse, cioè c'è una differenza sostanziale tra il turista che va in città, la consuma, paga molto e poi se ne va, e il migrante che ha bisogno per la sua vita e ha la voglia, il bisogno e l'iniziativa di andare in una città e provare a viverci. Ecco, questa cosa qui è dicibile solo perché è stata completamente cancellata la classe. Oppure altri discorsi più innocenti, non fatti dalla sinistra e destra, non fatti da Franco La Cecla, per esempio tutto il discorso che attraversò per una certa fase il dibattito pubblico sul fatto che vabbè, ci sono un sacco di borghi abbandonati in Italia, potremmo metterci migranti. Ecco, questa è un'altra cosa che non è di sinistra e di destra, per le persone che lo fanno per errore, secondo me non per volontà chiara, però è un'altra cosa che è legittimata dal fatto che si cancella la dimensione di classe, anche qui, cioè i migranti hanno bisogno di un posto dove possono guadagnarci, non un posto dove essere piazzati perché sono degli oggetti che possono essere spostati per cimento, hanno solo bisogno di un luogo territoriale dove stare, ma hanno bisogno di un luogo in cui, essendo di una classe che ha bisogno di lavorare, per campare, ha bisogno di farsi del reddito, hanno bisogno di quella cosa lì e vanno in città perché vogliono quella roba lì, perché hanno bisogno del reddito. Cancellare questo discorso consente ogni tipo di delirio e consente anche quindi di sposare perfettamente le posizioni della sinistra e della destra. Do la parola a Sara. Sì, dico due cose, poi ci sarebbero mille cose da dire appunto sul modello di città turistica, su Airbnb eccetera, però ecco, Airbnb in qualche modo, come dire, è solo uno degli attori di questo processo in corso, però per me rappresenta perfettamente, come dire, cioè proprio un ottimo esempio di quanto il cerchio si è chiuso in qualche modo, cioè rispetto a quello che dicevamo prima, per cui rispetto al fatto che la sinistra ha completamente abdicato a appunto politiche di welfare, di lavoro sulla casa e via dicendo, questo insomma non solo in Italia e da parecchio tempo, appunto questo fenomeno, diciamo questo processo poi trova, come dire, in Airbnb e in questo modello di città basato sul turismo proprio il suo compimento, nel senso sono appunto questo, diciamo, proliferare di modello completamente estrattivo per cui la città vive di turismo e vive di fatto di ciò che la uccide, perché insomma si vende, no? Per cui deve reperire i fondi e le risorse che sono state tagliate, perché voglio dire, questo poi è tutto il discorso economico che c'è dietro, per cui si deve, come dire, vendere con delle campagne di marketing per attrarre, no, turisti ricchi, e i suoi abitanti devono vivere di Airbnb. E questo, ecco, quello che appunto io trovo molto allarmante di tutto ciò è, come dire, anche la completa interiorizzazione da parte
della maggior parte delle persone che appunto che fanno Airbnb di questo discorso, c'è cioè l'assenza anche di consapevolezza del proprio ruolo, per quanto io non credo che appunto che questo sia un discorso che si possa affrontare dal punto di vista degli individui perché è collettivo. Però ecco, come dire, siamo arrivati a un punto in cui appunto adesso gli host Airbnb rivendicano il diritto all'ospitalità, cioè rivendicano appunto il diritto alla mobilità, una serie di come dire, compiendo una specie di rovesciamento, no, retorico, e presentando poi appunto il, come dire, il problema come la soluzione, perché il fatto di doversi insomma affittare la casa su Airbnb per arrotondare è il frutto di, come dire, di queste politiche che stanno, no, impoverendo questo famoso ceto medio che andrebbe indagato, e quindi poi questa cosa viene ribaltata in una cosa fighissima, bellissima, che è un diritto, che... e questa cosa appunto è stata molto cavalcata da Airbnb. A me ha colpito molto, insomma, scrivendo il libro ho fatto un po' di ricerche e ho letto un libro scritto da il insomma il capo del, no, Global Community, cioè già il nome, loro si chiamano Airbnb Citizen, cioè sono tutta questa retorica della comunità, no? Come dire, la comunità è stata distrutta da, no, la distruzione del welfare pubblico, via dicendo, per cui riciccia fuori però come marchio, come brand, come prodotto di marketing. Lui, appunto, questo Head of Global Community di Airbnb, scrive un libro nel 2004 che si chiama, e lui appunto fa marketing, cioè quello è il suo lavoro, si chiama Come trasformare i propri clienti in credenti, cioè quindi come creare dei culti, sì. Che appunto poi in realtà per chi lavora nel marketing non è neanche questa grande novità, perché si sa che appunto lui fa l'esempio di quelli che si comprano l'iPhone e via dicendo, no? Che c'è questo, no? Cioè, a un certo punto nasce un culto, però lui fa proprio un discorso preciso, lui dice la comunità non è scomparsa, la comunità ha solo cambiato forma. Poi noi sappiamo perché ha cambiato forma, però lui è di indagare questo aspetto e dice oggigiorno diciamo il luogo deputato per la creazione di un nuovo senso di comunità sono i marchi. Oggi diciamo i prodotti hanno sempre meno valore economico, cioè se pensiamo anche, no, a quelle cose che compriamo su Amazon eccetera. Dice per cui quello che noi dobbiamo fare come appunto per venderli è creare un sistema di valori intorno a questi prodotti. Ed Airbnb ha fatto esattamente questo, cioè ha creato una retorica, un sistema di valori intorno a quello che è, poi semplicemente appunto, come dire, l'innovazione di Airbnb non è tutta, no, questa retorica della condivisione comunità eccetera, ma è un sistema di pagamento che funziona, che permette di viaggiare facilmente e via dicendo, sfacciata per condivisione, ma condivisione non è. E, per cui appunto inventando un po' questo modello, no, di comunità virtuale e facendosi in qualche modo essa stessa poi politica, perché Airbnb interferisce con appunto tutto il livello politico, amministrativo, normativo e via dicendo, appunto rivendicando il diritto all'ospitalità, per cui è come se si compisse, no, questa specie di stravolgimento completo, per cui loro stessi diventano un movimento, perché quello poi era l'obiettivo di questo Atkin, era quello di riuscire a creare un movimento di host, e spiega nel perfilo e per segno come si fa, cioè ci sono delle strategie per cui c'è questa curva di impegno, per cui dice comincia a chiedere un impegno, poi sempre di più, poi sempre di più, poi sempre di più, finché non hai creato un movimento di host che appunto fanno i tuoi interessi, però quanto insomma, come dire, però appunto appaiono come movimento. Questa cosa tra l'altro lo stanno facendo anche in Italia, perché oggi hanno fatto queste iniziative in molte città italiane dove loro hanno inviato le mail agli host dicendogli siete con noi per difendere il diritto all'ospitalità. E quindi hanno fatto sì che gli host stessi poi organizzassero delle tavole rotonde in tante città. Io mi sono imbucata stamattina quella a Firenze, appunto in cui gli host discutono di politiche pubbliche, discutono di turismo sostenibile, e quello che insomma appunto a me ha colpito molto è
tornando a quello che dicevo prima, è questo livello in realtà proprio di totale assimilazione, interiorizzazione di questo modello, come dire, per cui la casa è diventata una merce e campi grazie a quello, per cui in realtà hai semplicemente spostato l'asticella di quello che è mercificabile e stai dando l'illusione a questa famosa classe media che non si sa bene, no? E poi appunto tu dici nel libro, tanto sono sempre le stesse persone che però stanno sopra o sotto il livello della povertà, e tu gli dai l'illusione comunque di riuscire ad di essere ancora classe media, ma semplicemente perché hai reso mercificabile la casa. Quello che mi ha fatto molto ridere è che appunto questo incontro stamattina in cui si parlava anche di turismo sostenibile, loro erano invitati a trovare soluzioni, ed era tutto sul soluzioni per esempio energetiche per la casa, allora dobbiamo migliorare, non so, l'aria condizionata, il riscaldamento, cioè, scusate, ma questa questione degli host che hanno molti appartamenti, insomma, voglio dire, tutti i temi sociali, sociale, la questione abitativa completamente rimossi, e fino a qui, insomma, poi racconto questo aneddoto perché io l'ho trovato molto divertente, che rispecchia appunto questa anche paura, no, dell'impoverimento, per cui in realtà secondo gli host di Airbnb il vero problema della turistificazione delle città sono i turisti che arrivano in pullman, cioè quelli che non dormono la notte ma stanno solo un giorno, per cui sono appunto questi che hanno detto sporcano, mangiano panini, fanno rumore e non spendono, insomma, fondamentalmente soldi, per cui c'è questa, no, progressiva, come dire, scroccano la città, e questa, no, sempre più categorie di turisti che questo va bene, quello non va bene, insomma, a seconda poi appunto della loro capacità di spesa. Io vabbè, chiudo qui per adesso perché vorrei andare avanti all'infinito sul modello Airbnb, però appunto su dicendo l'ultima cosa, che appunto secondo me non è casuale che è un fenomeno che non è stato normato in Italia perché fa comodo fondamentalmente alle amministrazioni, proprio perché in qualche modo ha una funzione di mascherare questo, la concentrazione di ricchezza nelle mani di pochi, e poi appunto una situazione insostenibile per molti, per cui glielo lasciano fare, e così come lasciano che la città, e anzi attivamente promuovono la vendita della città sul mercato turistico. Approfitto per fare un'aggiunta al volo, perché c'è un personaggio che lega insieme tutte queste storie, quindi non volevo allontanarmi troppo dall'introduzione di Valerio. Okay. No, è molto più nel backstage, ed è un personaggio che abbiamo incrociato per la prima volta lavorando con i Rooming sull'inchiesta sul passante di mezzo. E questo personaggio è incredibile, perché mi è venuto in mente che tu parlavi della comparazione tra le sardine, sogliole e le madamine, sogliole, su cui avremmo anche tanto da dire, insomma, diciamo, cioè, ok, va bene, ciò premesso. Allora, le madamine, allora mi è venuto in mente questa grande associazione, questo personaggio incredibile. Allora, abbiamo fatto questo lavoro per internazionale sul passante di mezzo, ed emerge questa fantastica agenzia che organizza la partecipazione, cioè che prende in giro le persone che vanno lì a parlare e le propone, no? Trasforma le loro istanze in delle stupidaggini, no? Per cui c'erano questi grandi incontri in cui io ho partecipato a un paio incredibili, in cui tu andavi lì, c'erano le persone preoccupatissime perché di fianco sarebbe stata allargata la tangenziale, gli si avvicinava a casa in maniera pericolosa, e questi dicevano sì, ok, ho capito la sua preoccupazione, però trasformi questa cosa in una domanda per le autorità. Cosa vuol dire trasformi in una domanda? Ecco la funzione di questa agenzia che si chiama Avventura Urbana, di cui parla malissimo anche la CECLA, quindi torna anche la CECLA, che delle volte, anche come tutti gli orologi, a volte segna quando sono fermi, due volte al giorno segna l'ora giusta. Allora, questa agenzia si chiama Avventura Urbana, ha una fondatrice, e questa fondatrice, allieva di Marianella Sclavi, questo nome dirà molto a molti, si chiama Yolanda Romano. Allora, noi diciamo, ma questo nome qui l'abbiamo già sentito, diceva, mentre tornava questa Yolanda Romano, non era lei a organizzare
personalmente l'incontro a Bologna per uno dei suoi collaboratori, Pilon si chiamava in parte. E dunque diciamo, ma dove l'abbiamo già sentito? E dopo un po' ci viene in mente, e l'abbiamo già sentito, era attualmente si era dimessa da presidentessa di Avventura Urbana ed era diventata la commissaria di governo della TAV Terzo Valico, quindi era passata dal fare le cose in cui fingeva di organizzare la partecipazione dei cittadini per capire se era bello fare queste grandi opere, ma in realtà appunto era la finzione, quindi serviva a farle, a essere quella che per statuto, per contratto con il governo, doveva promuovere la costruzione della grande opera TAV Terzo Valico. E va bene, quando dico già questo ci sembrava molto divertente, no? Uno che scrive Ribi dicendo bisogna ascoltare i cittadini, che però nel giro di poco si trova invece a dover imporre le opere. Dopo la perdiamo dal radar, a un certo punto ci salta fuori come responsabile, quindi è qui innesso con le madamine, no? Quindi dopo un po' di tempo ci salta fuori l'anno scorso, o anzi all'inizio di quest'anno, come responsabile delle politiche pubbliche, quindi immagino sia quella che ha organizzato questi incontri di Airbnb. Quindi questo personaggio, la cui retorica è perfettamente ascrivibile ai nuovi stilemi della sinistra e di destra, quella più frufru, però non quella alla coso, alla, come si chiamava, quello con i calzetti. Rampini, scusate, noto per i calzetti colorati, ma anch'io li metto, quello non è un peccato grave. Quindi non di quel tipo lì, non becio, invece questa sinistra e destra che è di destra perché è totalmente neoliberale e organizza questa partecipazione urbana, che è una partecipazione urbana che, come dicevamo prima, presuppone il fatto che siamo tutti nella stessa barca. Quindi insomma, sì, certo, questa cosa danneggia te, invece che a me che ho l'appartamento super attico non me ne frega niente, però comunque insomma, questa è la politica pubblica e quindi dobbiamo accompagnarla, lubrificarla e catalizzarla nel modo migliore. Ecco, questo è interessante perché è un personaggio del backstage che però tiene insieme tutte queste tematiche e anche personalmente le incarna. Scusate l'extra. L'impostazione del secondo giro, io la tenterei su un livello di nostra proposta, cioè nel senso che nel corso di questi anni sono uscite diverse pubblicazioni che hanno analizzato in maniera quasi compiuta la situazione così come si è determinata, i cambiamenti che ci sono stati, quello che hanno prodotto queste politiche. C'è forse una grande incapacità anche da parte nostra, che abbiamo analizzato appunto questa situazione, di fare delle proposte utili per cercare di rompere i meccanismi che questa situazione ha prodotto. Allora, la retorica, siamo tutti sulla stessa barca, ha prodotto il fatto che è dispiegata una guerra tra i poveri a livelli mai visti così nel nostro paese. E io ultimamente faccio un esempio perché mi sembra abbastanza calzante rispetto alla situazione, senza andare a vedere appunto le situazioni nelle periferie, questi discorsi che vengono enfatizzati in questo caso dai fascisti, è successo anche a Bologna recentemente, questa pseudo inchiesta nazista, insomma, fatta da Bignami e Elisei, andando a filmare i campanelli delle case popolari per far emergere il numero di nomi di inquilini ACER migranti, che è veramente una delle nazistate più forti che abbiamo visto da personaggi di questo genere. Però c'è un altro aspetto che è altrettanto preoccupante, che poi deriva da, in questo caso, da una direttiva, la Bolkestein, una direttiva europea approvata al Parlamento europeo da tutta la sinistra liberista, i centrosinistri, i socialdemocratici, i democratici italiani, che tra le tante cose che introduce, quella che forse è più grave e sulla quale
c'è stata meno attenzione, il fatto che aziende di un paese tipo l'Italia possono assumere lavoratori provenienti da altri paesi dell'Unione Europea, e nella maggior parte dei casi dagli ultimi paesi entrati in Unione Europea, in primo luogo la Romania, e facendoli lavorare in Italia, per esempio, con gli stipendi dei rumeni. Questa cosa la cominciamo a vedere in una situazione produttiva, in un settore avanzato, di cui si è parlato in questa settimana, il settore del packaging, che Bonaccini ha criticato la legge nazionale sulla tassazione, sulla plastica, perché ci metterebbe in difficoltà tutto un segmento importante della struttura produttiva emiliano-romagnola. Bene, comunque nelle aziende metalmeccaniche che lavorano per le grandi aziende del packaging, cioè per le multinazionali bolognesi del packaging, tipo la GD, Lima, il gruppo Marchesini, insomma, per capirci, ci sono delle situazioni per le quali operai rumeni vengono assunti temporaneamente nelle aziende che fanno subfornitura per le grandi aziende a salari da 4-5 euro all'ora e lavorano di fianco a lavoratori italiani, i quali non si incastrano col loro padrone che utilizza questi strumenti, ma si incastrano con gli operai rumeni che vanno lì e impediscono all'operaio italiano di poter fare una rivendicazione minima su una possibilità di aumento salariale a fronte di stipendi e salari che viaggiano sui 1.100-1.200 euro al mese. Ora, su questa cosa, in una situazione sindacalmente forte come Bologna, si verifica già con una certa continuità. Noi giustamente abbiamo un'attenzione sul caporalato, soprattutto in agricoltura, nelle regioni del meridione, per quello che ha prodotto, ma queste sono forme di caporalato legale introdotte appunto con il voto della cosiddetta sinistra di destra che sta producendo questa situazione. Allora, parlando di classe, oggi ci sono anche teorizzazioni abbastanza avanzate che sostengono il fatto che processi di automazione liberano forza lavoro e quindi sempre meno c'è necessità di lavoro vivo umano, ma questo non significa che questi tipi di processi andranno a produrre migliori condizioni, in primo luogo riduzione dell'orario di lavoro, quello che producono è espulsione di una parte dei lavoratori, dall'altra inasprimento dei contenuti della giornata lavorativa dal punto di vista di un peggioramento delle condizioni. Quello che però si verifica è che dietro anche alle grandi produzioni dell'automazione continua a esserci il lavoro umano, è un lavoro umano che ha le caratteristiche oggi per alcuni aspetti di un lavoro semischiavistico a condizioni antecedenti a quelle degli anni, dei primi anni 70. Ora su questo non c'è fino ad ora stato il coraggio di riaprire una battaglia, per esempio sull'area di lavoro, sulla riduzione dell'area di lavoro, oppure di costruire dei momenti che vanno a inceppare questo meccanismo che sta producendo un disastro sociale notevole attraverso appunto questi meccanismi di guerra tra i poveri che vediamo sempre più quotidianamente nei nostri territori. Ma allora, qua secondo me c'è un aspetto, cioè a parte che noi in provincia di Pavia ci abbiamo avuto un record, non soltanto pagavano ai rumeni uno stipendio rumeno, ma un'azienda che aveva sia dipendenti italiani che dipendenti rumeni, tra l'altro un'azienda che c'entra con l'editoria perché era la Ceva che si occupa della distribuzione dei libri nel nord Italia, pagava gli italiani in euro e i rumeni in lek, cioè nella moneta rumena. Questa cosa è così assurda che riesce a essere anche illegale, perché per riuscire un padrone a violare la legge deve veramente darsi
impegnarsi ormai, vista la deregulation totale, quindi questo tipo è finito, diciamo, gli amministratori e i padroni dell'azienda sono finiti poi nelle grane legalmente, però nella loro testa dicono: ma perché non posso pagare gli operai rumeni in moneta rumena, poi saranno cazzi loro. E quindi il livello che si raggiunge sono veramente parossistico a volte. Però anche qua c'è tanto, ecco, secondo me c'è tanto aspetto delle varie sinistre di destra, sta nel fatto di dire: per difendere i ceti subalterni, per difendere i lavoratori, per difendere, oppure a volte loro dicono che i lavoratori non esistono, quindi per difendere il popolo, perché poi sono il populismo e il sovranismo, e anche il populismo e, diciamo, la sinistra liberista in realtà hanno dei tratti in comune, specialmente su questa negazione, diciamo, delle classi, per difendere, diciamo, i deboli, o comunque quelli che vogliamo difendere, lo facciamo in maniera indiretta, quindi o è la versione, diciamo, della sinistra che esce dalle macerie del muro di Berlino essendosi le fatte cadere addosso, o perché ci pensa il mercato, e quindi appunto tutta la retorica di Airbnb è un po', è una retorica di centrosinistra alla fine, se vogliamo, non è una retorica, diciamo, di centrodestra, no? E dice: ma sì, ci arrangiamo, il mercato con la tecnologia più libero mercato, più, diciamo, deregulation, però una deregulation non vuole suonare tacceriana, ma che vuole suonare moderna, per cui sono sicuro che se qualcuno proponesse di bandire Airbnb in Italia, tutto, diciamo, il centrosinistra si leverebbe dicendo: oddio, siete dei sovranisti, siete dei populisti, siete dei demagoghi, siete come i Novax, direbbero questo, no? È quello che dice, infatti, non è che è un'ipotesi non di scuola. Allora, quindi un'idea è quella, no? Cioè ci pensare al mercato, più tecnologia, più modernità, rappresentata un po' come vogliono loro, che è un po' anche la logica della TAV e di queste cose qui. L'altra ipotesi, invece, che usa il sovranismo di sinistra, è sempre difenderli per via indiretta ai lavoratori, no? Per cui difendiamo i lavoratori italiani prendendocela con i lavoratori stranieri, quindi tenendoli fuori, difendiamo i lavoratori italiani proponendo i dazi sulle merci straniere, e quindi, diciamo, attraverso una certa politica doganale, oppure li difendiamo uscendo dall'euro e facendo la lira. Cioè c'è sempre, diciamo, qualche astuzia indiretta con cui vengono difesi. L'elemento che non c'è mai è il protagonismo della classe stessa, che è la cosa che spaventa gli uni e gli altri, è la causa e l'effetto di questo sbandamento ideologico, perché la causa è chiara, no? Cioè, siccome non si vede una classe che si difende compattamente in ogni momento, anche se uno lo osserva in realtà la si vede, e la si vede anche a volte abbastanza compattamente, perché quando hanno provato a togliere l'articolo 18 le varie volte si è vista una reazione della classe abbastanza compatta, perlomeno dei suoi battaglioni pesanti. Poi c'è qualcuno che in un caso è andato avanti fino in fondo, infatti Berlusconi ha fatto retromarcia, nell'altro ha detto vabbè, uguale, a posto così, e Renzi è riuscito a sferrare il colpo. Il protagonismo di quella classe lì non esiste, no? E quindi non è mai difesa direttamente, per cui appunto ci poniamo il problema magari di cosa fare rispetto all'automazione, però non ci poniamo il problema semplicemente di imporlo che cosa fare, che vuol dire, per esempio, aumenta la produttività del lavoro grazie all'automazione, dateci questo aumento di produttività con la riduzione dell'orario del lavoro, con l'aumento del salario, eccetera eccetera. Questa roba qui, che in realtà è una cosa molto semplice da spiegare, molto moderna anche, tra l'altro è una rivendicazione unificante quella della riduzione dell'orario di lavoro, perché perlomeno chi un lavoro ce l'ha, più o meno sono d'accordo tutti, tra l'altro indirettamente influenzerebbe anche quelli che sono in partita IVA o altre cose, perché per esempio io sono metà in partita IVA e metà dipendente, lavoratore dipendente, a malapena me ne accorgo di quando salto da una forma all'altra, ma è chiaro che io lavoro 8 ore nell'uno caso e nell'altro, perché in partita IVA lavoro 8 ore, non ne lavoro 11 oppure 4, perché è l'orario normale, e perché l'orario normale? Perché è l'orario del contratto collettivo nazionale di lavoro, cioè del lavoratore dipendente, del lavoro salariato, quindi in realtà, cioè, è molto unificante una roba di questo genere, si potrebbero fare tanti esempi di questo tipo. Su questa roba, diciamo, c'è una è lì che andiamo, secondo me, a ricostruire poi, no? Cioè, quindi tanto, diciamo, di quello che ho cercato di dire un po' nel libro è questa cosa qui, cioè di dire: ma noi come ne usciamo da questa situazione anche di subalternità ideologica? Allora, ovviamente c'è un aspetto organizzativo che nel libro non tocco, ma che secondo me è essenziale, cioè poi io sono un militante e ho le mie idee su come
è il modo più efficiente di provare a, diciamo, a fare appunto il contrattacco, e questo è un punto. E poi c'è un aspetto ideologico che ovviamente è collegato, e teorico. Su questa roba qui noi dobbiamo un pochino capire come facciamo ad avere un'idea forte che regga. Allora anche qua non è un caso che, diciamo, tutte le idee della sinistra moderata, riformista, socialdemocratica siano praticamente, il riformista un tempo voleva dire chi fa le riforme non fa la rivoluzione, no? E quindi era un po' una parolaccia per i marxisti, perché dicevano, si fermano lì, e spiegavamo, sì, si fermano lì perché tu puoi anche fare le riforme, su cui siamo tutti d'accordo, perché non è che, cioè, fanno un calcio in culo e le riduzioni dell'ora di lavoro, che tecnicamente è una riforma, è chiaro che preferisco la seconda, ma poi te le rimangiano quando, diciamo, l'ondata della lotta finisce, no? Se tu non riesci a imporre un cambiamento vero dei rapporti di potere, stai costruendo sulla sabbia, e questo è un aspetto. Adesso la parola riformista è completamente stata risemantizzata, tant'è che tu, quando hai citato, hai detto questo è così infame che è passato da scrivere su giornali della sinistra rivoluzionaria a scrivere su il riformista, ma non nel senso che è diventato da bolscevico a menscevico, ma nel senso che è diventato da bolscevico a zarista, cioè, perché il riformista è un giornale di destra sostanzialmente, cioè la parola riformista vuol dire fare le controriforme, cioè in realtà abolire le riforme che loro stessi o i loro zii avevano fatto qualche decennio prima. Quindi è chiaro che questa roba qui, no, c'è un motivo per cui i riformisti continuano a chiamarsi riformisti, a volte i socialdemocratici eccetera, ma quello che fanno è un'altra roba in realtà oggi. Non penso che sia perché si sono incattiviti o perché sono invecchiati male, anche perché in realtà l'età media si è abbassata, no? Degli attivisti, dei dirigenti socialdemocratici, vanno questi trentenni così allo sbaraglio, ma perché è cambiato qualcosa nel capitalismo, è il capitalismo che è invecchiato male, per cui i gloriosi 30, diciamo, che per il boom post bellico che permetteva uno spazio riformista importante e quindi ha creato l'illusione che ci fosse veramente una roba lì in mezzo che si poteva fare, e oggi non c'è più questo spazio qua, e quindi siamo in un mondo in cui la scelta è un po' drastica, cioè o sinistra di sinistra o sinistra di destra, dove la sinistra di sinistra secondo me è soltanto il marxismo in questo momento, o comunque, diciamo, una teoria delle teorie rivoluzionarie, perché non c'è più quello spazio lì intermedio, ed è anche per questo motivo che siamo in queste difficoltà, sennò sembra che soltanto sfiga, cioè c'è anche il fatto che tutto uno spazio di costruzione ideologica che prima reggeva oggi non esiste più, e quindi è come se ti trovi sul crinale della montagna, o caschi di qua o caschi di là, prima invece lì c'era un altopiano. Questa è la vera questione, quindi poi nel libro cerco pian pianino di tirar fuori sui vari temi quello che diciamo la storia del socialismo scientifico, del movimento. Io uso tanto anche la parola socialista a volte nel libro, perché tante cose sono dell'Ottocento ormai, no? Sono cose che erano appurate nell'Ottocento e che oggi sono rimesse in discussione, cioè nessun socialista dell'Ottocento aveva dei dubbi sul fatto che bisognava difendere le donne lavoratrici e combattere per la parità soprattutto salariale, poi di diritti, non poi, e anche di diritti eccetera eccetera delle donne proletarie. Oggi questo nesso sembra quasi essersi affievolito, no? Cioè, se tu parli con una persona, magari i liberali ti dicono noi che abbiamo dato il voto alle donne, tu dici no amico, il voto alle donne l'abbiamo conquistato noi donne e uomini del socialismo e del movimento socialista e comunista. Questa roba qui è completamente stata obliterata nella percezione comune, perlomeno in Italia, e su questo lì secondo me c'è tanto da andare a lavorare, anche su tanti temi che un tempo erano ovvi a sinistra, su cui c'era un dibattito, però un dibattito dove spesso vinceva la posizione giusta, sembra che non sia più così, per cui la sinistra, per esempio, xenofoba ti dice adesso c'avete questa cosa che correte dietro ai migranti. Se tu ti leggi i dibattiti della Seconda Internazionale all'inizio del Novecento, discutevano già di questa questione dell'immigrazione, e c'erano personaggi difficilmente accusabili di essere la sinistra fucsia o petalosa come Vladimiro Lenin, che ti dicevano chi propone qualsiasi forma di controllo sull'immigrazione non è un socialista, cioè una posizione abbastanza netta, diciamo, su questa questione, no? Oggi se arrivasse Lenin dicesse così, il Marco Rizzo della situazione o il Diego Fusaro o l'Alberto Vagnai te lo rappresenterebbe come un curioso fricchettone no border che dice cose strane, no? E che non sa la storia della sinistra, della sinistra di classe. Questa roba qua secondo me andrebbe un pochino recuperata, e questo credo che sia il primo passo, quindi non è soltanto una questione di parlare della classe, ma è anche capire quali sono gli elementi che la unificano, che la ricompongono, che poi sono anche
forti, secondo me, cioè sono idee che in realtà funzionano molto di più di altre, tant'è che loro cercano di rubarcele, perché Salvini nel suo documento congressuale, la dico sempre sta cosa, con cui vince le elezioni della Lega, nella prima pagina cita Marx, lo cita per dire una cazzata, cioè per dire che Marx era contro gli immigrati, però lo cita, cioè, oppure io dico, io ho visto il comizio di Salvini a Pescara e lui a un certo punto dice, stamattina ho incontrato sulle scale un signore che mi ha detto, io ho sempre votato comunista, ma questa volta voto te, perché sei tu adesso che difendi il popolo, una roba così. Oh, questa cosa probabilmente è una cazzata, però è plausibile, ma soprattutto perché lui la dice, cioè se noi ci troviamo un domani che finalmente la sinistra è rinata, andiamo noi a fare i comizi di massa a Pescara, ma chi di noi si sogna di dire? Ma sapete, stamattina ho incontrato uno che mi ha detto, io sono un fascista, sempre voto fascista, ma stavolta voto te, non ci vergogneremmo, no? E invece... Perché non funziona il contrario? Perché forse quell'idea lì c'ha qualche cosa di molto forte. Allora, gli unici che non se ne accorgono a volte siamo noi che siamo eredi di quel patrimonio, e questa cosa penso che sia il primo punto da cui partire, perché gli altri invece di quel patrimonio si vergognano ed è nel rinnegarlo che sono finiti lì. C'è qualcuno là in fondo che ha chiesto di parlare? Ma non devi finire il secondo giro prima. Hai detto che facciamo il secondo giro. Che fai? Parla solo Mauro. Parla solo Mauro. Ristabilisci l'ordine. No, era perché. Anch'io mi sento. Vabbè, riprendo il volo una suggestione di Mauro sull'Ottocento. Io quando studiavo di più le cose, che poi mi hanno un po' annoiato, insomma, di Carlin Petrini, tutta sta gente qua, no? Che tutti citavano Feuerbach, l'uomo è ciò che mangia, ripetendo continuamente questa cosa. Ho avuto la sensazione più volte, o anche dagli articoli di Michele Serra, che scusate, non l'avevo ancora citato stasera. mi sono dedicato a Franco, ho dimenticato Michele, che invece è essenziale. Allora, c'erano delle posizioni che erano quelle che Marx criticava di Feuerbach, cioè della sinistra hegeliana. Cioè, questi essenzialmente banalizzando, dicono i vari Petrini, i Farinetti, Michele Serra, eccetera, eccetera, dicono che si cambia la società educando le persone, che è una roba che ha già respinto totalmente Marx rispetto a Feuerbach, perché appunto è chiaro che stai ribaltando la cosa, cioè, come dire, la trasformazione della società è una roba molto complessa, però non è che tu educando le persone produrrai una società diversa se i rapporti sociali non cambiano. Ecco, quindi sono temi appunto che tornano, che erano già stati ampiamente sviscerati, che però invece evidentemente hanno una loro capacità, come la peperonata, di tornare su. E però torno un attimo al tema, ovviamente torno giustamente al tema di Valerio, esco un po', se me lo consente, dalla questione lavorativa, perché appunto a me questa cosa della guerra tra poveri è una cosa che, come dire, va sempre, secondo me, approfondita, va capita, perché io continuo a pensare che la guerra tra poveri, penso che siamo d'accordo su questo, la guerra tra poveri è una guerra che viene gettata in mezzo ai poveri, scientificamente, e tutta questa cosa lo si fa in maniera appunto studiata, scientifica, voluta, con leggi, comportamenti, modelli culturali. Allora, faccio due esempi velocissimi, in realtà lo stesso. Autobus. La prima fase di questa grande guerra tra poveri è appunto la persecuzione, che non a caso inizia a elaborarsi tra anni 90 e anni 0, di chi non ha il biglietto, di chi non paga il biglietto. Quindi questa qui, per esempio, è una prima produzione di guerra tra poveri, non viene mai indagato chi non paga il biglietto, cioè questa figura fantastica, fantasmagorica, dell'adolescente ricco che non paga il biglietto per ribellismo, che ci sta anche, vuol dire, ci sta anche, ma è totalmente marginale, cioè ogni adolescente ricco l'ha fatto una volta nella sua vita, quindi dal punto di vista statistico è risibile, poi comunque a un certo punto gli arriva una multa, smette perché capisce che gli conviene, però appunto è ridicolo fondare, no? E poi c'è ovviamente l'altra questione, è il migrante non paga il biglietto, questa è il grande discorso, ecco, questa è e quindi cosa si fa? Si fa una politica pubblica sempre più pesante, sempre più mediatizzata, sempre più, qui a Bologna abbiamo poi Tiper, che tra l'altro ha un ufficio marketing che ha le soglie del ridicolo, per cui studia questi slogan, il tipo cosa ti perdi
oppure tutti questi sul bippare, c'è un filmato sul bippare, no? Questa cosa ossessiva che non vi spiego perché siamo a Bologna e quindi la conosciamo tutti, di dover sempre timbrare la cosa, che è semplicemente un conferimento di big data, ed è anche per un'altra cosa. E quindi inizia questa campagna sempre più pesante. Cosa serve questa campagna? Serve ad avere sempre pretesto pronto per dire perché si tagliano le corse, perché si tagliano i servizi, perché si rimodula in un certo modo il servizio del trasporto pubblico, che invece è un servizio che è essenziale per la mobilità delle persone, che tra l'altro è un tema che non è solo articolabile astrattamente ma anche concretamente, un servizio essenziale che dovrebbe essere totalmente a carico appunto della fiscalità generale, però comunque, come dire, finché l'ossessione per il biglietto era un po' meno marcata, lasciava tante vie di scappatoia che nell'esistenza concreta delle persone che hanno pochi soldi potevano anche essere importanti. Allora quindi già qui si fa un'operazione, si cala una guerra in mezzo ai poveri, perché chi sta su un autobus è un povero, cioè un povero in senso lato, è un lavoratore dipendente, è una persona che non abita a 100 metri da dove lavora e quindi deve prendere un mezzo, eccetera eccetera. Quindi e crei veramente la guerra tra poveri in questo modo. E poi appunto aggiungi, oltre alle trasformazioni, bippare, ve lo dico, secondo gli studi di chi lo propone, quindi studi commissionati da aziende di trasporto pubblico a studiosi di sta roba, di trasporti eccetera, serve, oltre ovviamente a mangiarsi un po' di big data, anche a creare lo stigma su chi non lo fa. E quindi se non è guerra tra poveri questo, e questi stessi studi dimostrano, con delle analisi che ovviamente non sono precisissime perché nessuno può bloccare le persone all'autobus e chiedergli la dichiarazione dei redditi, però sulla base di una serie di indicatori credibili ti dicono essenzialmente loro stessi che chi non paga il biglietto sono i poveri, sono i più poveri. Quindi sono più o meno le stesse categorie che sono, secondo l'Istat, a rischio di povertà relativa. Quindi spesso migranti, giovani, bassa scolarità, quelle, quindi sono i poveri. E va bene, quindi hai creato la prima guerra tra poveri. E dopodiché ci aggiungi tutto un elemento di cultura e di discorso e di narrazione, no? In qualche modo. Allora, l'altro giorno, ma ve l'ho assaggiato, ve l'ho già raccontata anche ieri, dove ci siamo visti, il giorno stesso in cui ci siamo visti, era venerdì scorso, salgo su un autobus A, quelli minuscoli, pienissimo, diluviava, e salgo da dietro. Ovviamente, come sempre, l'autobus è pienissimo, sali dove ti capita. E non riusciva a chiudere la porta davanti perché c'era talmente tanta gente che l'autista non riusciva, l'autista stava zitto, faceva i cavoli suoi per una volta, e quindi non riusciva a chiudere, e una signora cominciava a dire: ah, è colpa di quei maleducati che sono saliti da dietro. Dico: sì, ma le pare? Cioè, ci dà questo cazzo di azienda dei trasporti piena di soldi, che le butta nei modi più incredibili, ci dà un autobus che è grande come un ducato, siamo qui 150, e lei dice che è colpa di chi è salito da dietro. Però questo appunto è come, insomma, davanti, non spazio. Però questo, cosa dire, trasformare, no? Qui, la guerra tra poveri è già stata affermata, trasformare una questione che è una questione di servizio pubblico e quindi in fondo una questione di classe, perché chi ha bisogno di servizio pubblico eccetera, in una questione di educazione, è qualcosa che è estremamente tipico di questo tipo di posizione di sinistra e destra, che comprendono appunto un po' tutto questo. E nel frattempo, mentre noi ci scanniamo tra di noi perché quello stronzo non ha pagato il biglietto e quindi per colpa di questo non abbiamo più corse, oppure quell'altro incredibile è salito addirittura da dietro, come si fanno a fare certe cose, nella Bologna di una volta non si facevano, direbbe Barbagli, che era molto affezionato a questo tipo di discorsi sulla bolognesità, e nel frattempo si dedicano linee degli autobus e soldi pubblici a non finire a processi di turistificazione assurdi, tipo l'incredibile autobus F, che adesso gira un po' meno spesso, ma che è da quando è aperto fico, che fa avanti e indietro perfettamente vuoto, oppure ciliegina sulla torta, la linea del tram che ha questa direttrice che è veramente fondamentale per gli spostamenti urbani, da Borgo Panigale al fico, e che serve solo a che è quella che vogliono costruire, la cosiddetta linea rossa, e che serve solo a cementificare dei territori e a portare turisti a fico, che invece non ci vogliono neanche andare a nessun costo oltretutto. Quindi mentre noi ci scanniamo la guerra tra poveri, la turistificazione e quindi la costruzione della città per i soli ricchi avanza. Sì,
sì, che fare? Intanto appunto ribaltare un po' questo, il piano narrativo, il piano retorico di queste cose, e poi mettere, comunque vedere le relazioni tra i fenomeni. Appunto prima si è detto un po', cioè non è un caso che adesso si parla tanto di città, si parla tanto di alcuni temi, di beni comuni, quindi con tutta insomma questa retorica della condivisione, della partecipazione, si parla molto di degrado, però appunto questa narrazione poi, quella diciamo così mainstream che circola sui giornali, è sempre soltanto la descrizione delle conseguenze, per cui dei fenomeni che hanno le cause, no? Altrove, per cui mettere in luce questo sarebbe appunto fare una cosa di sinistra, come dire, cioè il fatto di, no, prima parlare di idee rivoluzionarie, cioè attorno ad Airbnb il loro appunto marketing si basa su un'altra di queste loro tattiche, individuare un obiettivo apparentemente irrealizzabile, come appunto, e poi ci fanno uno slogan, no? Quindi un mondo di amici, cioè è una cosa irrealizzabile. E io leggendo quelle cose, cioè, ti incazzi perché è esattamente quello che, no, che è stato pian piano, che la sinistra ha rinunciato a fare in qualche modo, cioè a voler, no, ad aspirare a alcuni ideali che poi sono stati appunto presi invece, no, dal mercato. E no, pian piano dirci sempre di più che non c'è alternativa, che non è possibile, che è così, che non ci sono fondi, che non... e tutta una serie di argomenti, no, ad hoc per giustificare insomma, questo, diciamo, questo modello economico. Ed è interessante, secondo me, io sto seguendo molto per esempio, no, la politica in America, in Inghilterra, perché, cioè, lì la novità sono appunto invece una serie di figure politiche che ricominciano a dire cose di sinistra. Anche, voglio dire, anche banali, cioè anche appunto a parlare di tasse, di tassazioni, di fiscalità, di politiche abitative, di sindacato, appunto c'è la proposta di Corbyn in Inghilterra, no? di come dire, di cambiare il modello, no, redistributivo delle aziende, per cui di fare delle cooperative, cioè comunque c'è una varietà di proposte anche per quanto riguarda poi tutto il mondo delle piattaforme, dei lavoratori delle piattaforme, che finalmente appunto invece sta prendendo secondo me una piega molto interessante. Appunto io poi nel libro chiudo dicendo che non mi interessa parlare di turismo sostenibile, perché è un, cioè, non esiste il turismo sostenibile all'interno di questo sistema. Una città è sostenibile perché è abitabile, per cui si tratta di rimettere al centro le politiche abitative, quindi non una, no, novità, però appunto politiche abitative che in Italia sono state abbandonate dagli anni 70 in poi, il problema si riteneva risolto, sono state vendute, no, chissà quanto appunto patrimonio pubblico, anche le case degli enti, migliaia di case in Italia, adesso, no, ci riciccia fuori tutto questo col social housing, adesso vogliono fare social, ma il social housing c'era, adesso l'hanno chiamato, no, in inglese, per cui in verità bisogna un po' appunto riuscire a demistificare, no, queste nuove, come dire, pezzi di diritti, di appunto di cose che esistevano, che adesso ci rispuntano fuori, però appunto proposte dal mercato, perché è il mercato che poi, come dire, sperimenta nuove soluzioni in base a esigenze insoddisfatte perché abbandonate dalla politica, per cui appunto studentati privati, social housing e via dicendo. Per cui appunto, ecco, chiudo dicendo questo, sul tema specifico della città e della privatità e della turistificazione, innanzitutto invertire la rotta rispetto al tema della casa già sarebbe un buon inizio, perché come dire, poi a ricasco, insomma, garantire l'abitare in città, anche in centro, anche per fasce sociali meno abbienti, avrebbe poi delle conseguenze anche sul commercio, sul tessuto sociale e via dicendo. E all'estero sta avvenendo, insomma, trovo molto interessante un paio di casi, insomma, a New York adesso è stata approvata una legge sugli affitti veramente quasi appunto rivoluzionaria, il New York Times titolava il real estate, il mondo del real estate è in shock, perché appunto lì ci sono state delle battaglie molto forti da parte degli attivisti per il diritto all'abitare che l'hanno vinto. A Berlino adesso si parla, no, di
sono stati bloccati gli affitti, insomma ci sono una serie di cose interessanti per cui evidentemente non è vero che non c'è alternativa a questo.